Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e con questo video vi volevo comunicare che prossimamente sul mio canale, per un po' di tempo, non so per quanto tempo o se per sempre, comunque troverò una forma per farvi avere a tutti voi in tempo reale i migliori glitch. Comunque vi stavo dicendo, prossimamente nel mio canale non vedrete più glitch dei soldi, RP, oddio, quelli della good mod non li ho mai fatti, quindi non c'è di questo problema, però insomma di questo tipo. Perché? Perché Rockstar in una sua informativa o comunque in un domande e risposte che lascerò in descrizione, diciamo ha risposto ad alcune domande di alcuni utenti che hanno presentato lamentele per quanto riguarda noi youtuber che facciamo i glitch e tutto il resto, e hanno preteso dei provvedimenti da parte di Rockstar. Quindi di conseguenza mi vedo limitato nel caricare alcuni generi di video, però vedrò in che modo poter fare questa cosa. E niente ragazzi, quindi non vi aspettate più glitch dei soldi, almeno per il momento, e tutto il resto insomma. Come ho già detto, lascerò in descrizione il link della pagina Rockstar che diciamo parla di questo. Qualcuno che mi segue su Facebook ha anche visto che ho postato questa notizia tradotta in italiano. Chi comunque mi segue su Facebook sa già in anticipo questa cosa, qualcuno che non mi segue su Facebook glielo dico adesso. Quindi comunque il canale continuerò a pubblicare qualche video sicuramente, non glitch dei soldi, non glitch degli RP e altre cose, quindi non chiedetemi ragazzi. Allora, l'ultimo video che ho pubblicato ero già a conoscenza del fatto di questa cosa, però ho voluto lasciarvi l'ultimo glitch dei soldi, almeno per quanto riguarda ora, quindi quello sarà l'ultimo glitch dei soldi che io pubblicherò, anche perché comunque a me è già stato chiuso un canale e non voglio incorrere nella stessa situazione che già mi è successa, quindi non voglio rischiare di farmi chiudere il canale. E nulla ragazzi, il discorso è questo, che abbiamo player che, come si dice, praticano bene, razzano male, e magari alcuni sì, magari gli piace che, come si dice, giocare onestamente, ma non credo che tutta la comunità di GTA giochi onestamente, o che comunque questi coglioni che si sono lamentati con Rockstar siano tutti player, come si dice, il top dell'onestà, non abbiano mai fatto un glitch e altre cazzate. Comunque come qualcuno mi ha detto, leccaculi, sì, beh, effettivamente queste persone sono un po' lecchine, un po' leccaculi, però va bene, vediamo comunque come andrà a svolgersi in futuro tutto quanto, tutta questa situazione, e staremo a vedere. Non significa niente più glitch, però dovremmo trovare un altro sistema, anche perché come ha comunicato Rockstar andrà a segnalare youtuber che pubblicheranno glitch di questo genere e magari dopo ripetute violazioni anche a chiudere il canale. Quindi ragazzi, non me ne vogliate, io mi devo attenere a questa regola. Come ho già detto, l'ultimo glitch dei soldi ve l'ho lasciato, speriamo che duri un pochino, fatene un buon uso e poi magari in seguito, non so, comunicherò in un video come si potrà fare. Fino ad allora rimaniamo così ragazzi. Niente ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.